ultima cosa, andiamo a vedere quello che sono i file di trasferimento. Esistono tanti modi per trasferire file in Kali Linux. Innanzitutto, per scaricare file da internet oppure da intranet, ovvero o su una rete di internet oppure su una rete locale, diciamo nella propria azienda oppure nella propria casa, abbiamo due strumenti che possiamo utilizzare, in particolare Wget e Curl. Nel seguente esempio utilizziamo entrambi gli strumenti per scaricare un file di testo con password da uno dei miei server FTP che sono locali. Quindi andiamo a scaricare Wget. In genere Wget è installato sulla tua macchina, su Kali Linux, ma se non lo dovessi installare, come ti ho spiegato nel tutorial precedente, te lo puoi anche installare. Comunque dovrebbe essere già compreso all'interno di Kali Linux. Adesso andiamo a scaricare il file password.txt sul mio FTP locale. È chiaro che se ad esempio io devo collegarmi su un HTTP oppure un HTTPS e ho il bisogno di username e password, è chiaro che questi non li utilizzo. Quindi utilizzerò user e poi utilizzerò password. Però dato che a me servono perché mi sto collegando puntualmente ad un FTP, allora glielo dovrò definire. Invio. Bene. Come vado a vedere, ho scaricato il file password.txt. Poi l'altro da utilizzare è... Anzi, prima di scaricare quello, rimuoviamo password, così siamo sicuri che password non c'è. Bene. E utilizziamo CURL. CURL utilizza per you o user, dove inserisco il nome utente e la password. In questo caso la formattazione è differente, quindi lo inserisco in questo modo. Quando invece inserisco meno o, significa meno o maiuscola, quindi con una lettera maiuscola, significa che lo andrò a prendere da qualche parte. Invio. Benissimo. E come vedi è stato scaricato. Diciamo che ce ne sono anche altri, ad esempio c'è SCP, però in questo momento non ho attivato questa funzionalità. Con così tanti comandi da imparare in questo capitolo, la cosa comincia a essere abbastanza complessa. Il segreto per padroneggiare l'uso della finestra del terminale sta nella pratica, cioè dovrai fare parecchia pratica. Ci vorrà un po' di tempo per acquisire familiarità con le finestre del terminale, ma una volta entrato te ne innamorerai perché sono veramente veloci. Non solo sono pratici, ma sono veloci senza che ti vai a scaricare una certa applicazione esterna, puoi veramente fare tantissime cose. Il tuo ruolo è incentrato sul penetration testing e l'obiettivo di questo capitolo è semplificarti la gestione del sistema operativo Kali Linux. Diciamo che alla fine non sei un amministratore di sistemi Linux perché stai iniziando adesso, però stai tranquillo che stai sulla buona strada. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial.